Partigiana dell'Ossola. Si tratta di un riconoscimento che viene consegnato annualmente in occasione della celebrazione della grande esperienza della Repubblica Partigiana, guidata dalla giunta provvisoria di governo, costituitasi con la liberazione dell'intera valle dell'Ossola nel settembre-ottobre del 1944, in piena occupazione nazifascista. Si è trattato per il territorio ossolano di un esperimento di autogoverno, riconosciuto a livello internazionale come primo esempio di democrazia per aver assicurato nella sua pur breve esistenza lo svolgersi della vita civile amministrativa nella zona liberata e per aver rappresentato per il nostro Paese una tappa fondamentale per l'avvio dei valori fondanti della democrazia e della Carta Costituzionale. Forte di quell'esperienza che a giudizio degli storici assunse un carattere di unicità, la città di Domodossola vuole attribuire un riconoscimento a quelle personalità che nell'età contemporanea si sono distinte e si distinguono svolgendo un ruolo particolare nella vita del Paese per la tutela della libertà di espressione, per il progresso sociale, per l'evoluzione del pensiero in favore della costante riaffermazione dei valori di libertà e di democrazia che hanno caratterizzato l'esperienza della Repubblica Partigiana dell'Ossola. Per volontà dell'amministrazione comunale e della commissione tecnica del premio, la cerimonia di consegna del riconoscimento si è sempre voluta tenere alla presenza degli studenti al fine di sensibilizzare le giovani generazioni alla conoscenza e alla riflessione sugli avvenimenti accaduti nel nostro Paese nel corso del Novecento. E ai giovani studenti della scuola media statale è affidato il compito di leggere alcuni brani tratti dalla narrativa del dottor Mauro Bigozzi. La cerimonia sarà vietata da interventi musicali proposti dagli studenti del corso di indirizzo musicale della scuola media statale di Domodossola. Lascio ora la parola al sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi. Che qui hanno combattuto. Sono dei cugini non da poco, no? Per cui quando si trattò di mettere in piedi la sala storica, no? Ogni parola del testo venne discussa come fosse la Costituzione, uguale, sembrava che bisognava, però è stato un percorso bellissimo. In realtà, mentre scrivevi, mentre facevi imparare, la verità era quella che nel dibattito che c'era fra le diverse opzioni, diverse idee, no, che venivano fuori da parte dei partigiani, si imparava tantissimo e soprattutto si imparava il valore della libertà, il valore della democrazia, quello scambio continuo di idee, anche litigando mentre vedevo. Ricordo serate in cui ci prendevamo dentro per poter lavorare, no? Altrimenti era impossibile. Ecco, un'altra cosa, l'hai già accennato, tu in particolare, ma la tua generazione, non qui solo a Domodossola, ma anche a Novara, ha fatto un po' da cuscinetto tra, diciamo, i protagonisti di quella stagione. Ricordo che nel primo consiglio d'amministrazione dell'Istituto Storico e Resistenza c'era gente come Piero Fornara, Eraldo Castone, Cino Moscatelli, insomma c'era il gota del partigianato novarese. Voi giovani vi siete avvicinati e hai detto che è stato un rapporto arricchente da un certo punto di vista, ma anche, come dire, conflittuale, dialettico, perché c'erano, almeno io provo a dire due cose, poi però magari tu le sviluppi. Uno sicuramente è una questione generazionale, quindi voi vi avvicinavate con altre aspirazioni, avevate rispetto di quel mondo, ma sicuramente lo guardavate con occhi diversi. Questo potrebbe anche essere, come dire, uno spunto per i ragazzi di oggi. Ogni generazione ha il diritto di accostarsi alla storia con le sue domande, anche se questo, anzi, credo che la dialettica sia un po' il motore dell'avanzamento. È giusto che nuovi punti di vista confliggano con quelli precedenti. Però c'era anche una cosa
che credo si sia un po' persa, cioè la vostra generazione aveva una fiducia assoluta nella storia come disciplina. Per voi non era semplicemente una scelta, chiamiamola, professionale, ma c'era proprio la convinzione che rimettere insieme i pezzi di una storia e direi che nel, diciamo, nello statuto proprio dei nostri istituti c'era anche l'idea di guardare la storia da un altro punto di vista. Andavano a completare le lacune forse della storia accademica, della storia universitaria. C'era l'ambizione di rimettere insieme un'altra storia complementare, però con altri strumenti metodologici, però rigorosi. E questo qualche volta invece confliggeva con la memoria e l'epopea che veniva raccontata. Mi sembra di essere stato un momento estremamente vitale che ha poi lasciato traccia nella, diciamo, nella rivista dell'istituto e anche nella Sezione Unita per certi versi, no? Sono perfettamente d'accordo. Questo conflitto generazionale, chiamiamolo così, tra giovani di allora che guardavano la storia per, ovviamente, per il proprio presente e per il proprio futuro, finivano per scontrarsi inevitabilmente con la generazione dei padri costituenti. Era naturale, era per forza, doveva essere così se si voleva andare avanti. Però c'è da dire una cosa, che gli istituti l'hanno messo in piedi loro. Cioè, mentre noi facciamo, no, alla memorialistica, all'idea che la resistenza non doveva essere solo una questione militare, no, cose di questo tipo, i partigiani rispondevano mettendo in piedi centri di ricerca di eccellenza, tra l'altro. Anzi, per certi aspetti assolutamente innovativi nel contesto della storia contemporanea e della storiografia del periodo. Pensate solo al valore delle fonti orali, no? Recentemente abbiamo presentato un libro, Salvarsi, sugli ebrei che si sono salvati. Un libro che è pubblicato da Einaudi, è basato quasi tutto su fonti orali, su testimonianze. Fino a non molto tempo fa venivano considerate dalla storiografia ufficiale delle non fonti, o quantomeno delle fonti secondarie. Invece è stato fondamentale raccogliere. Pensate oggi, se non ci fossero quelle fonti, no, a cui potete attingere ancora, voi oggi potete sentire Moscatelli che vi racconta le cose, cose che tecnologicamente una volta non era possibile. Ecco, poi direi intanto di prepararsi che incominciamo, però mi è sollecitato, perdonerete, adesso vi faccio una domanda ipertecnica da storico, però penso che possa interessare i ragazzi. E su questa questione delle fonti orali, su cui appunto ci sarebbe moltissimo da dire,